Se per presentare Puzzar ho detto che era stato l'unico italiano a vincere un titolo in 252 tempi, beh, per Bartolini devo dire che è stato l'unico a vincere nella 502 tempi e assieme a Chiodi sono gli unici due ad aver vinto due MX delle Nazioni. Applausi. Andrea Bartolini è nato ad Imola il 4 novembre 1968. Novembre, ovviamente il mese dei campioni. Ed è cavaliere del motocross italiano. Comincia ad andare in moto quando aveva solamente 12 o 13 anni, a differenza di moltissimi campioni, con una TM 125 e comincia ad allenarsi nella pista cross della sua città, che diventa un vero e proprio campo d'allenamento, perché da lì è uscito fuori questo grandissimo campione, che esordisce nel campionato del mondo nel 1991 in sella ad una Suzuki 125. Line up, there's Bartolini number 4, they're away this time with more hoist in the front end of that 125 KTM in the air. That's cost him. Oh, we're one or two into the pier down the track and it's Bartolini number 4, the Italian who leads. Number 7, Tractor in second place. And here comes more. He's going after Bartolini on the downhill ski off. Into the left-hand wall of death, up the top and down the go, up towards the double uphill. Moore going for the inside line. Nel 92 passa d'onda, disputa un'ottima stagione e finisce sesto. Vedremo un po' di sesti posti, ma ora ci arriviamo. Of heat 3. Darrell Atkins there, number 54, with Ives De Morin. Here we are, under starter's orders. There is Albertine, number 10 in the middle. And away they go. It's number 9, Peter Vera. On for the front, but 5 it is now. Italian 1-3-1. He's now got Andre Bartolini behind him. Home in second came Bartolini. Ottiene la sua prima vittoria il 20 giugno del 1993 nel GP di San Marino. Purtroppo, cioè, come ti dicevo, ci sono diversi sesti posti, quindi nel mondiale finisce sesto, ma lo stesso anno, nello stesso periodo, cioè faceva mondiale e ovviamente anche campionati italiani, riesce a vincere tre titoli italiani di categoria. Interrompo un attimo il video per ricordarti di iscriverti al canale YouTube e di seguirmi su Instagram. Siete sempre in tantissimi a guardare i miei video, soprattutto scorsa settimana abbiamo fatto dei numeri pazzeschi, veramente assurdi, quindi continuiamo così, come vedi, cioè, siete un botto. Bellissima questa cosa, quindi dai, ti ricordo di cliccare sul bottoncione, iscriviti e continuiamo con il video. Il 1994 è un anno di svolta. Passa la 250 e firma con Yamaha ufficiale, diventando compagno di squadra di Donny Schmidt. È un anno, diciamo, definito da apprendistato, ma in realtà è un anno per prendere un po' le misure con la moto più potente e con il nuovo team, e nel 95 e nel 96, cioè nel 95 ottiene tre vittorie e finisce settimo. Nel 96 invece ottiene una sola vittoria e finisce sesto nuovamente. So to the start of race one then, and as they all head off into the first corner, Andrea Bartolini and Rob Herring both making excellent getaways. Bartolini number 7, Rob Herring still lies in second place in the championship, but Stefan Evans. Nel 97 passa alla classe 500, o per molti detta anche oltre, visto che c'era gente che correva con dei KTM 6XF 540 e Bartolini correva con la IZF 400. Comunque quell'anno riesce a vincere il Gran Premio d'Italia e si piazza alla fine con un ottimo quinto posto generale. And there's some new guys racing on new bikes. Well, Peter Johansson might not be a new rider, but he's on a new bike. The Yamaha good to take the victory. Meanwhile, the Yamahas of Bonan, Daryl King and Johansson, the rest of the front runners. And it seems to be suiting him very well indeed. Smets has now closed up to Peter Johansson. Il 98 è l'anno in cui Andrea è in lotta per il titolo. Con Joel Smets riesce a vincere tre gare delle prime nove. Thank you.
con la vittoria nella prima manche, il quinto posto nella seconda, Andrea Bartolini conquista il Gran Premio d'Italia. Andrea, com'è andata? Raccontaci la tua gara. Ma oggi dai, è andata bene, perché ho avuto dai, un inizio in prima manche che sono uscito a vincere. Il secondo forse potevo vincere, ma ho avuto un difetto alla leva, la frizione, così ho mollato. Ho vinto la gara, va benissimo. Speriamo sulle altre tre gare di riuscire ad andare meglio. Purtroppo, però, come dico sempre, non è, cioè, il motocross non è uno sport semplice, c'è poco rischio, come sappiamo il rischio è molto alto e quando sei al limite è facile che ci possa essere un infortunio. E purtroppo nella terz'ultima gara del GP del Belgio, in una caduta si infortuna e si rompe due vertebre e un femore, che praticamente ti devi ritirare per forza, non puoi farci nulla. Per fortuna, possiamo dire, perché poi comunque finisce una stagione e ne comincia una nuova, Andrea nel 1999 riesce a conquistare come primo e unico italiano il titolo di campione del mondo della classe 500 davanti a Joel Smets. Un risultato assurdo, e lo stesso anno assieme a Federici e a Chiodi riesce a vincere il motocross delle nazioni in Brasile, e nel 2002 si ripetono lui e Chiodi, però come terzo pilota c'era Puzar, e cioè in tre anni l'Italia era riuscita a vincere due motocross delle nazioni, cosa che non è mai più successa purtroppo, anche se ci siamo arrivati vicini, però avevamo quattro piloti veramente di altissimo livello. Dopo questi ottimi risultati nel motocross nella classe 500, è riuscito anche ad ottenere il terzo posto nel 2003 nella classe 125, nel mondiale ovviamente. Nel 2005 si è poi spostato nella supermoto, nel mondiale supermoto, ottenendo discreti risultati. E nel 2007 è stato chiamato addirittura a fare anche il commissario tecnico per la super motocross e supermoto nelle competizioni nazionali. Una grandissima carriera, veramente incredibile, soprattutto in ambito di motocross delle nazioni, perché è una cosa che non si è più ripetuta. Ovviamente abbiamo avuto campioni del calibro di Cairoli, comunque altri, Philip Hertz, altri campioni italiani, ma purtroppo non siamo più riusciti ad avere, in realtà degli anni avevamo anche tre piloti forti, però infortuni a caso negli MX delle nazioni ce l'abbiamo sfigatissimi. Quei due anni rimarranno nella storia, spero rimarranno appunto nelle pagine di storia dei numerosissimi MX delle nazioni italiane, anche se non sarà assolutamente facile, perché comunque è una gara appunto, ed è complicata, però grandissimo. È stato bello di parlare di Bartolini, come per quanto riguarda Federici. Ho la foto anche con lui, come hai potuto vedere, ed è veramente un onore poter parlare di questi grandi piloti. Spero di riuscire a portare un video assieme a loro in futuro, se ci sarà la possibilità. Bello, veramente bello. Questo sport è qualcosa di fantastico. Ti ricordo di iscriverti al canale YouTube e di seguirmi su Instagram, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!